con Jonathan Milan. Jonathan, allora si riparte per te, poi il 2021 si annuncia un anno molto importante perché insomma passi professionista, debutterai nella Cinema Bahrain Victorious. Come stai? Che sensazioni hai? Direi ottime, stiamo iniziando ad allenarci con un'ottima motivazione, no? E sì, come detto già, debutterò finalmente, è un sogno che si realizza. No, quindi non vedo l'ora, ci stiamo preparando al meglio, si sta scegliendo tutte le gare che faranno la differenza in preparazione dei vari appuntamenti che si terranno durante la stagione, quindi sì, sono molto emozionato. Sì. Hai già cominciato insomma a conoscere poi i nuoi compagni, quelli che saranno i nuovi compagni della squadra? Li conoscerò il 16 gennaio, okay. Okay. Faremo il primo ritiro della stagione, primo training camp in Spagna. Sì, esatto. Ok. E poi dovresti partire per l'Argentina con la nazionale azzurra, anche se l'Argentina è un conflitto organizzativo oppure non. No, io per il programma dovrei fare Vuelta a Valencia, no, ok. E poi seguirà anche Arabi, eccetera. Più o meno come programma, poi di corse, se appunto venga tutto confermato, ti vedremo, non lo so, al treno degli Arabi. Questo non ci sarà. Il programma italiano, vediamo un po' come andrà anche. Sai, comunque bisogna puntare molto sulla preparazione anche in pista, quindi per il momento sappiamo di sicuro che sono sicuro. A proposito di pista, ovviamente qui la nazionale, sia maschile che femminile, sta puntando, voglio dire, l'obiettivo verso Tokyo. Tu sei comunque tra i papabili convocati, ovviamente. Marco Villa, CT della nazionale azzurra, ti tiene giustamente in grande attenzione. Il sogno olimpico di Tokyo 2021, insomma, che cosa ti frulla per la testa? È un sogno, sicuramente cercherò di dare il massimo, il meglio di me per arrivarci, per meritarmi una convocazione, e quindi cercherò di dare il 100%. Ok, infine ultima domanda, un po' una presentazione a chi ti conosce di meno, non possiamo dire a chi non ti conosce, perché chiaramente gli appassionati del grande ciclismo sanno già le qualità, insomma, che hai, che questo ragazzo possiede. E dicono di te che sei un nuovo Ganna, somigli molto a Filippo di qualche anno fa, forse sei anche un po' più veloce, hai vinto una tappa in volata al giro Under 23 quest'anno. Che corridore sei? Io sono un passista velocista, quindi me la cavo sia bene nelle crono che nelle volate di gruppo. E io sfidare a Ganna è un grandissimo complimento. Ovvio, tra me e lui ci sono molti anni di differenza, lui ha molto più esperienza di me, però comunque mi ispira molto, è un punto di riferimento per tutti noi. Un sogno, un obiettivo, un domani, una corsa particolare o un qualche cosa insomma che hai, che culli insomma come desiderio? Io lo dico sempre, il sogno, la mia corsa proprio dei sogni più sarebbe la Parigi-Roubaix, sicuramente la Parigi-Roubaix. Okay. Poi ovviamente tutte le classiche italiane, Milano-Sanremo, eccetera. E perché la Parigi-Roubaix, se ti piace un po' la corsa? Io l'ho già corsa da junior secondo anno, quindi ho fatto una parte. E quindi da quel momento lì mi sono innamorato proprio anche nel modo del pavere, sono proprio innamorato, è stato amore a prima vista. Bello, in bocca al lupo allora. Grazie mille, grazie. Ok, grazie.